Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo delle siepi. La siepe di per sé noi la consideriamo come una barriera, come un elemento divisorio tra più proprietà diverse oppure tra terreni di proprietà diverse. E spesso vediamo in giro delle siepi di lauroceraso, di fotigna, di piante diciamo monospecifiche. Queste siepi hanno solo un tipo di vegetazione e questo va bene, fa parte un po' della nostra cultura che magari è iniziata qualche decennio fa e purtroppo continua un po' a rimanere. Proviamo a pensare invece a una siepe che sia una siepe polifunzionale, che abbia più funzioni, non solo quella di dividere due appezzamenti di terra o due proprietà o due giardini. Proviamo a pensare a una siepe che possa darci anche del cibo e quindi magari dei frutti, che possa avere dei profumi, dei colori, che possa essere anche un ambiente idoneo e visitato magari dalle api o dai pronubi, dalle farfalle ad esempio. Ecco, possiamo pensare a una siepe dove magari anche gli scoiattoli possano trovare un riparo, un ricovero, oppure i pettirossi, gli uccellini, i merli o altri uccelli che noi magari così vediamo raramente, siamo tutti contenti quando li vediamo. Ecco, riuscire a creare le condizioni perché questi altri esseri viventi possano abitare la nostra siepe, ecco che può essere un bellissimo gesto, non solo di utilità per noi, ma anche per tutto l'ecosistema. Proviamo a pensare ad alcune piante che possiamo inserire all'interno di questa siepe. Io qua ho un rosmarino. Ecco, un rosmarino, ma a chi non piace il rosmarino? Il rosmarino è un ingrediente essenziale di moltissime pietanze della nostra cucina, della nostra tavola. E come rosmarino tante altre essenze, sia aromatiche, pensiamo alla salvia, pensiamo alla lavanda, ma pensiamo anche invece a piante un pochino più grandi, piante un po' più arbustive, che possono anche ad avere un'altezza che magari ci consente, sì, di magari, ecco, dividere un po' meglio, no? Per come spesso ci interessa, dividere un po' meglio magari un edificio da un altro, un terreno da un altro, un giardino da un altro. Pensiamo a piante come ad esempio il biancospino, il nocciolo, l'eleanius, tutte piante che possono darci dei frutti, oppure altre piante come il calicanthus o l'olivello spinoso, no? Che molti già conoscono perché è una pianta molto interessante, no? E questa è una delle piante che sappiamo, avendo anche un po' di spine, può essere, diciamo, pensata bene come divisorio, no? Tra una proprietà e un'altra. Piante come l'olivello spinoso sappiamo che ha le bacche, che sono molto utili, ricchissime di vitamina C, solo che non sono molto apprezzabili prese, raccolte, mangiate crude, perché hanno veramente una capacità di legarti la bocca esagerata, per cui dobbiamo magari andarle a raccogliere dopo una gelata, e quindi durante il periodo invernale, verso la fine, oppure la possibilità è quella di raccogliere le bacche. Di solito si raccoglie in rami, si tagliano i rami, come molte piante da siepe noi possiamo tenerle potate, e queste, diciamo, sono piante che non soffrono più di tanto, riescono a sopportare bene le nostre potature, e io i rametti ricchi di bacche posso passarli per il congelatore e quindi simulare quello che può essere la gelata invernale e tirarle fuori e poterle utilizzare. Una pianta molto interessante che non è molto conosciuta, però è una pianta veramente molto molto interessante, è l'eleanius, oppure viene chiamato anche olivo d'autunno. È una pianta che produce, ci sono tante varietà diverse,
Diciamo che a noi più che altro sono l'Eleanthus umbellata o l'Eleanthus ebingei, che sono quelle un po' più comuni e che più ci possono, diciamo, essere simpatiche nella nostra siepe. Queste producono entrambe bacche che possono essere utilizzate. E la particolarità, sempre appunto utilizzate sempre con il criterio della cottura. Alcune si possono mangiare anche crude, tal quali sono anche gustose, sono un po' acidule, no? Per il tasso di vitamina C importante che contengono. E oppure si possono fare tranquillamente delle confetture oppure dei succhi. A me piace molto la gelatina che possiamo fare con questi piccoli frutti che sono particolarmente ricchi di vitamina C. Ecco che io posso fargli una prima cottura a fuoco basso, a temperatura bassa, non troppo alta, se no vado a ridurre la quantità di vitamine all'interno del preparato, e cerco poi di, una volta che le ho passate, quindi estraggo semplicemente il succo, lo a fuoco basso sempre porto a condensare maggiormente questo liquido, che diventa sempre più gelatinoso, sempre più denso, fino a quando posso poi spalmarlo su una carta da forno e passato all'interno di un forno ventilato, lasciato per, lì bisogna un po' farsi la pratica, ma a temperatura bassa, forno ventilato, sostanzialmente vado ad asciugare ulteriormente. Ecco che poi mi diventa una pellicola che posso staccare dalla carta forno. Io la taglio a quadrettini e la conservo in un sacchetto di carta, e queste sono sostanzialmente delle caramelle, come caramelle gommose, che posso sciogliermi in bocca, ottime per prepararsi all'inverno, ricche di vitamina C e quindi anche particolarmente gustose e dissetanti. Un'altra caratteristica molto importante dell'Eleanthus è che è una pianta, pur non essendo leguminosa e quindi della famiglia delle fabacee, è una pianta che ha la capacità di fissare l'azoto, e quindi lavorando in simbiosi con dei batteri a livello radicale, ecco che riesce ad accumulare azoto, e quindi è una pianta che arricchisce il nostro terreno, quindi ottima da abbinare saltuariamente nella nostra siepe multifunzionale proprio per questa sua capacità di arricchire il terreno. Un'altra pianta interessante, sempre una pianta arbustiva, può essere la ginestra. La ginestra, che fa questi fiori gialli che tutti conosciamo, profumatissimi, e quindi crea una bellissima macchia di colore, e chiaramente molto molto amata da tutti i pronubi e quindi tutti quegli insetti che vanno a caccia di questo nettare che anche la ginestra ovviamente contiene. Questa, come altre piante, sono ottime da inserire nella nostra siepe e periodicamente tagliate, potate quindi, e lasciate lì i residui. È molto importante perché io così vado ad arricchire anche il suolo dove la siepe è situata, no? Gli inglesi la chiamano questa pratica il chop and drop, cioè taglia e butta per terra, taglia e lascia cadere. Questo proprio per aumentare la fertilità della terra. Un'altra pianta speciale che dobbiamo assolutamente mettere nella nostra siepe polifunzionale è la budleia. La budleia è la pianta delle farfalle. È una pianta che fa dei fiori che assomigliano un po' al lilà come forma, quindi sono un po' dei grappoli con tanti fiorellini. E è una pianta che quando fiorisce si riempie di farfalle, veramente è una quantità di farfalle, arrivano e ci rallegrano con i loro colori e i loro movimenti. E ci sono diverse infiorescenze, diverse budleie con diverse infiorescenze, con diversi colori, bianchi, rosa o azzurri. Veramente è una pianta molto molto bella e che ravviva anche la nostra siepe. La cosa molto bella e interessante è che noi possiamo anche trasformare una siepe che già è presente, che è una siepe monospecifica, quindi con una sola qualità di essenze, e possiamo trasformarla invece in una siepe polifunzionale. Come facciamo a far questo?
Attenzione, qualcuno dice taglio tutto e rifaccio ex novo. No, in natura questo non avverrebbe mai, se non dopo una catastrofe, un disastro, un'alluvione. Ecco, no, quello che succede normalmente in natura è un avvicendamento. Ecco, noi chiaramente non possiamo aspettare che muoiano alcune piante della nostra siepe, quello che possiamo fare è diradarla. Quindi magari tagliamo una pianta qua, una pianta là della siepe esistente e andiamo a sostituirla con una delle piante che abbiamo visto può essere interessante per diversificare. Ecco, sarebbe bello interessante che anche voi specificaste magari nei commenti qui sotto magari che tipo di siepe avete e o come vorreste modificarla o che piante volete inserire per trasformare una vostra siepe magari monospecifica in una siepe polifunzionale. Questo sarebbe veramente di grande aiuto anche per tutti quelli che poi leggendo i commenti possono trarre una buona ispirazione da questo. Mi raccomando, trasformiamo le nostre siepi. Se avete dubbi o consigli, potete chiedere e scrivere nei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo.